Una scuola in grado di educare ad un futuro comune sostenibile ed il concorso Uno smartphone per amico. Queste le iniziative presentate questa mattina in conferenza stampa dall'assessore all'energia nonché vice sindaco Gaetano Cacciola, invece ai vari partner dei progetti. Si tratta di iniziative promosse dallo sportello Energia di Messina, uno sportello istituito nel maggio 2016, quale azione del piano per l'energia sostenibile della città. Il progetto è inserito nell'ambito dell'azione prodotta sul format nazionale NEA Messina. Educare al futuro sostenibile si avvale del supporto tecnico dei partner dello sportello Enea, Imbar, CNR, Unime ed ARPA ed ha l'obiettivo di proporsi agli studenti invitandoli a confrontarsi sull'uso del telefonino e sulle realtà territoriali in cui vivono in relazione all'impatto sociale ed ambientale dei campi elettromagnetici. Ci sarà una fase formativa durante la quale nelle scuole che hanno aderito, sono 5 che hanno aderito, ci saranno degli addetti, delle persone esperte che provenienti da vari ambiti, soprattutto dal Comune ma anche dall'Enea e dall'Imbar che faranno questa fase formativa nei confronti delle scuole. Parliamo invece di... Dopodiché c'è un'altra fase, una fase di ritorno dove le scuole presenteranno dei prodotti, ci sarà un concorso verrà premiato un prodotto multimediale che prepareranno i ragazzi sul tema, in particolare il tema è l'uso corretto dello smartphone.